La crisi economica inizia a farsi sentire anche al canile di Arezzo. La struttura, che ospita già più di 200 cani, infatti deve fare i conti non solamente con gli abbandoni estivi, ma anche con le numerose famiglie che a causa delle ristrettezze economiche non riescono più a mantenere l'amico a quattro zampe e quindi, per non ricorrere all'abbandono, decidono di consegnarlo al rifugio aretino. È una crisi, devo dire, diversa. C'è tante richieste, appunto, di lasciare il cane oppure di essere aiutati. Lasciare il cane non è facile, perché un cane di proprietà deve essere fatta richiesta al sindaco, ma a volte la richiesta di lasciare il proprio animale è perché non possono provvedere alle cure magari che il cane in quel momento ha bisogno, per cui magari anche, o il gatto, magari anche con difficoltà emotiva, con un patimento familiare, però si arriva alla conclusione di voler abbandonare. Aiutare queste famiglie non è facile, anche perché sono spese molto impegnative da parte, appunto, di cure mediche richieste dagli ambulatori veterinari. Si tratta spesso di interventi chirurgici, quindi un appello ai veterinari tutti che quando si trovano in queste situazioni anche loro diano un proprio contributo personale. Gli abbandoni estivi rimangono comunque una costante nel territorio aretino. Il numero dei trovatelli arrivati al canile quest'anno è addirittura in aumento. 35-40 sono i cani entrati, e i cani usciti sono 30, si sta parlando dal 1 di luglio al 15 di settembre. Gattini cucciolati, gattini trovati, meno fortunatamente, ma i cani sono aumentati rispetto all'estate scorsa. E al canile di Arezzo, nella bella stagione, è arrivata anche questa dolce cagnolina con una sorpresa. Sì, la mamma è stata trovata in mezzo a un campo e dopo pochi giorni che era qua abbiamo notato che la pancia era stranamente grossa. È stata portata dal veterinario e abbiamo visto che era incinta. Era già incinta più di un mese, quindi abbiamo deciso di non farla abortire ma di farli nascere, e il 26 settembre sono nati, sono 3 maschi e 3 femmine. E sono bellissimi. Sono adottabili a breve. Saranno adottabili dopo i 2 mesi di età.